Allora, quindi sei pronto per il tuo primo giorno di scuola? No. Non mi dovevi rompere i coglioni la mattina per svegliarmi, hai capito? Dai, che noi, io e tuo padre siamo con... Siamo contenti che tu vai a scuola. Veramente, perché? E perché ha custito lì Vananzo, grazie, ma vattene. Grazie, arrivederci. Dai, che così si farà pure degli amici. Dipende quali amici. Ma butta sto zaino nella monnezza, ma buttalo. Buongiorno a tutti, classe. Attento al bullo. Come il bullo? Ma si può sapere di cosa stanno parlando? Cos'è successo? È caduta una persona dal cielo, che cacchio sta succedendo? Sta succedendo un casino. E tu chi sei? Scappa! Madonna! Ah! Si è caduto dalla finestra! Ah, che bella la mia macchina nuova! Ma che cazzo è... Da dove cazzo è caduto? Mi puoi spiegare da dove sei caduto? Dalla finestra. E mi hai rotto la macchina. Perché che fai altrimenti? Niente. Comunque, porca miseria, si è spaccata in due la macchina. Mamma mia, meno male che se n'è andato quel bullo. Ehi, tu vieni un attimo qua. Dici a me? Sì, a che sto dicendo? Siamo solo noi in classe. Per caso sei stato attaccato da quel bullo? Sì, è caduto dalla finestra. Ma mica l'hai fatto cadere tu dalla finestra? No, in realtà sei lanciato. Io ho schivato, mi sono abbassato e lui è volato dalla finestra. Ti conviene scappare? Perché? Oh, dove state andando? Oh, cazzo. Ho paura di girarmi alle spalle. Mi hai fatto arrabbiare. E ora la pagherai. Oh cacchio, ma si possono portare i cartelli a scuola? Stai zitto che lo portavo in nascosto. E comunque adesso tu me la paghi, ok? Cos'è sto casino? Voi due state con dei coltelli in mano a scuola. Ma io non ho fatto niente, neanche io. Ma se c'è un coltello in mano... Scappa! Ah! Venite qua! Madonna mia, là dietro subito! Madonna, rimettila a posto. Dove siete? Io non li vedo. Stai zitto. È quello che sto facendo. Forse sono andati all'altra parte. Madonna mia. Ok, adesso riparte l'inseguimento. No, aspetta. Dai, siamo riusciti a scappare assieme. E ancora non ti ho accoltellato. E ma ricordati che ti ho fatto volare da una finestra. E tu me lo devi ricordare? Fai finta di non averlo sentito. Ok, ti do un'offerta. Se diventiamo amici, amici, e andiamo a rompere le palle alle altre persone, vai, spruzzala con la vernice. Quale vernice? Beccati questo. Ah, nei miei occhi! In che consiste lo scherzo? Guarda in che consiste. Ah, quel melone mi aveva distrutto la macchina, però questa qui è molto meglio, spero di non la rompere. Scappa! Venite qua, mongoloidi! Non ti preoccupare, c'è una cosa nella tasca che posso usare per fermarlo. O forse mandarlo pure all'ospedale. Dove siete? Uscite fuori, dai! Forza, uscite fuori. Ah! 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 Wow, guarda là come scappo. È vero. Vai. Vi distruggiamo tutti. Sentite sirene. Oh cacchio, i guisbirri. Per caso avete fatto scoppiare una macchina e mandato una persona all'ospedale? No, no. Ah, ok, scusate. Madò, che culo. Guarda qui come sono bravo a dondolarmi sulla sedia.
Mamma mia, che giornata! E prendo un po' di Coca-Cola. Ora che siamo amici, che dici, che facciamo? Prima di tutto, scendi da quella sedia prima che cadi. Ah! Una sedia mi ha spezzato le ossa. Io non voglio passare guai, quindi scusa per averti lanciato la Coca-Cola. Smettiamola di fare i cattivi. Ok. Vabbè, io devo tornare a casa. Arrivederci. Aspetta. Non ci siamo detti ancora come ci chiamiamo. Io Mela Gialla. Io Peppe. Piacere, quindi, piacere. Vabbè, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao figliolo, tutto bene? Sì, tutto bene. Sai che mi sono riuscito a fare un amico? Veramente, non ti sei preso ammazzate con nessuno oggi. No. Penso, ho distrutto una macchina due volte, due macchine. Ah, sei proprio il figlio che desideravo. Non lo sto a sentire tuo padre. Comunque, come si chiama questo amico? Mela Gialla. Ok. Mamma, non fai la razzista con i miei amici. Mela. Mamma, già è giorno, dai, non voglio andare a scuola oggi. Ciao Mela. Ah! E la Madonna, non ti pigliare paura. Stavo dicendo, non ti pigliare paura, mannaggia, non ti prendere paura, so io, so Peppe. Tu dici non ti pigliare paura, poi mi trovo uno che mi bussa alla finestra. E sono io. Comunque ho deciso, l'ho detto ai miei genitori, andiamo a vivere io solo io e te, visto che siamo migliori amici. No, questo sembra che stiamo innamorati. No, siamo amici. Io perché me ne voglio stare lontano da casa, mi sono fatto troppo grande. Perché quanti anni hai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cioè, ma scusa, tu per vedere quanti anni hai devi contare con le dita. E tu lo sai che a scuola con una chiave, che vado a scuola solo per rompere le palle. 15. Madonna, pure io. Madò, che coincidenza. Ok. Ti faccio vedere poi. Arrivederci. Sì, ma mi hai sfondato la finestra. Non c'è nessun problema. Guarda qua. Hai visto com'è nuova? Va bene, ciao. Ciao. La finestra è mamma. Adesso è guaio a dirlo ai miei genitori. Madre, mi raccomando, devi fare piano se stai da solo. Non mettere mai contenitori di plastica nel microonde. Ma scusa. Aspetta, lo sappiamo che te devi andare. E perché lo so? Come fate a saperlo? Ma con chi sta parlando questo? E io che cacchio ne so con chi sta parlando? Ah, il suo amico. Come se ne vuole andare? Ah. Stalker. Mi raccomando, fai attenzione. Posso avere la macchina, padre? Ma certo. Ma non c'ho manco 18 anni. Dai, dai, un giro con la macchina non gli fa niente. Ma quello ti ha detto se gliela regali. Certamente. Ma che cazzo mi sono sposato? Mio padre, vattene, non tornare mai più. Let's go, andiamo. Let's go, andiamo nella casa nuova. Ciao Peppe, ciao Mela. Quindi questa è la casa. Sì, la casa è questa. Sembra essere bella grande. La sai qual è la mia passione segreta? Quale? Le bombe nucleari di Napoli. Wow, insieme passeremo tante di quelle avventure che non hai idea. Ma proprio tante e pazze. Vabbè, io vado a mangiare una pizza. Aspetta, vengo pure io. Bravo, andiamoci a mangiare una pizza. Aia. Tutto bene? Sì, mi sono solo spezzato un piede. Vabbè, sto venendo.